Il maltempo ha impaurito molti cittadini che probabilmente avrebbero voluto partecipare alla manifestazione di protesta indetta da Cambiamo Messina dal Basso insieme ad altre sigle sindacali. Erano più gli iscritti e qualche simpatizzante, infatti, che i messinesi. Nessun corteo, ma soltanto un presidio a Piazza Cairoli che poi si è spostato al comune. Riaffermare il diritto dei cittadini a scegliere democraticamente la destinazione d'uso del proprio affaccio a mare e usufruire liberamente dei chilometri di costa del nostro territorio. Dissenso dunque verso le scelte del governo nazionale e regionale. Ad usufruire dei chilometri di costa, affermano gli organizzatori, devono essere i cittadini e non l'autorità portuale, tantomeno quella di Augusta. Sì, questo è il paradosso di Messina, di una città che avrebbe uno dei lungomari più lunghi d'Italia e che invece si trova di fatto costretta a contrattare giorno dopo giorno con autorità che niente hanno a che vedere con la partecipazione democratica del territorio i propri accessi al mare. Oggi la città ha rapidamente perso tantissime cose, un po' colpa della globalizzazione, della congiuntura economica, un po' anche un nefasto provvedimento che nel 94 ha strappato praticamente tutto l'affaccio a mare della città, consegnandolo a un ente ministeriale, l'autorità portuale. È come se Messina, che ha più di 60 km di costa, non possa avere accesso in ogni suo punto, se si va proprio a sondare direttamente al mare. Sì, il mare dovrebbe essere un volano di sviluppo e l'area integrata dello stretto dovrebbe imperniarsi su una mobilità efficiente. Non c'è niente di tutto questo. Nel corso degli ultimi 10 anni i posti di lavoro nel settore marittimo si sono ridotti del 60%. La possibilità di attraversare lo stretto in termini qualitativi e quantitativi è molto ridotta.